parliamo di parabole. La parabola del figliuol prodigo. Riassunto. Un papà aveva due figli. Uno lavorava e si faceva un mazzo così, l'altro no. Uno risparmiava anche sulle sigarette, l'altro si fumava anche l'erba del vicino che, come tutti sanno, è più buona. Uno era simpatico, l'altro no. Quello simpatico era quello fumato. Un giorno quello fumato se ne va via di casa senza lasciare neanche un post-it sul frigo. Il papà è triste. L'altro fratello no. Anzi, si fa una canna anche lui per festeggiare. Quando quello che è scappato ha finito i soldi e l'erba dopo aver consumato tutti con i videopoker e nei centri massaggi cinesi, decide di tornare a casa. Quando bussa alla porta, il papà lo accoglie a braccia aperte, mentre all'altro fratello gli vengono le convulsioni. Il papà decide di dare una festa e dice al figlio lavoratore: «Festeggiamo il ritorno a casa di quello scansafatiche drogato di tuo fratello! Uccidiamo il vitello grasso!» Lo scansafatiche faceva di nome Ugo e di cognome Grasso. Ugo Grasso, ma in famiglia per la sua indolenza era chiamato il vitello. Il vitello grasso.